Circa 500 anni fa, tra le colline lucchesi, la famiglia Galgani si specializzava nell'arte del ferro, dando origine ad una lunga dinastia di fabbri. Ora abbiamo imboccato questa piccola strada che ci sta portando lontano dalla civiltà. I Galgani per secoli si sono succeduti lavorando con le stesse antiche tecniche oramai scomparse. Pare però che da solo tra le montagne viva ancora un Galgani, ultimo fabbro di una specie in estinzione, che continua a lavorare come un tempo senza energia elettrica e modernità. Ok, siamo appena arrivati e non so se lo sentite, ma dall'esterno si sentono questi forti colpi. La ferriera è un grande edificio di pietra con molte finestre, alcune senza infissi da cui sta uscendo del fumo. Permesso? Carlo si accorge del nostro arrivo solo dopo aver alzato lo sguardo dall'incudine e ci accoglie ufficialmente nella ferriera Galgani. La luce filtra dalle finestre in un'atmosfera da fiaba fuori dal tempo. Carlo pratica un mestiere che per secoli è stato fondamentale per la società. Cioè, solo in questa zona c'erano 7 ferriere e una rameria. Nella Valle di Alto ce n'erano altre tante. In Lucchesia ce n'era una trentina. E oggi quante sono rimaste di queste? Sono io, l'ultimo. Ci rendiamo conto velocemente che poterlo osservare al lavoro è un grande privilegio. Le sue conoscenze non derivano da un manuale, ma da secoli di lavoro tramandato in famiglia. Con il carbone alimenta la cucina. Poi batte il ferro con diversi macchinari ereditati dai suoi predecessori. Tra questi, uno in particolare cattura la nostra attenzione. È il maglio, un gigantesco martello che sembra uscito da un disegno di Leonardo da Vinci. Osservandolo, la prima domanda che mi sorge è come funzionano questi grandi macchinari se la ferriera non ha energia elettrica e utenze. Io qui riesco a far tutto con l'acqua. Quindi l'acqua è il motore di tutto questo posto? Sì, questa è l'energia che c'è qui, è l'acqua. Qui siamo in due, io e l'acqua. Se manca l'acqua non funziona niente, se manca io uguale. Carlo dà vita a questo prodigio di tecnologia medievale attraverso una leva che apre e chiude il passaggio dell'acqua, rendendo la ferriera completamente indipendente dal punto di vista energetico. Esattamente nello stesso modo in cui lo faceva prima di lui suo padre, prima ancora suo nonno e così via. Da quanto tempo la tua famiglia, quindi i Galgani, lavorano in questo posto, in questa ferriera? So che nel 1500 erano già fabbri. Tu invece da quanto tempo sei qui in questo posto? Io da quando andarono via tedeschi, nel 46. Avevo le gambe nuove allora. Carlo lavora qui da quando aveva 8 anni e dopo che suo padre è venuto a mancare circa 50 anni fa, Carlo ha continuato a lavorare qui da solo. Sì, no, questo è un macete. Quello è un macete. In uno dei rarissimi momenti di pausa dal lavoro, Carlo ci mostra alcune delle sue creazioni. La mannaia con l'uccellino.
La paletta per il caminetto. Quella per il caminetto, ce l'abbiamo anche noi, cari. Così bella? No, un po' meno bella. Ognuno degli oggetti forgiati nella ferriera Galgani deriva da ferro di recupero. Roba che va tutta a rottame, neanche lei. Okay. Io la utilizzo e ci faccio gli attrezzi che valgono. La mannaia bavarese, è della Germania. Chi ti ha insegnato a fare le cose dei tedeschi? Mi ha portato il disegno, vedi qui. È un tedesco che abita qui. E io ho fatto anche delle spade, delle alabarde, ho fatto. Quella forse aveva più mercato qualche secolo fa, cioè. Io la faccio con lo scopo che ci devono ammazzare nessuno. Da lì a poco arriva ora di pranzo. Calano le temperature e il sole in questa stagione è già sparito dietro le montagne. Qual è il tuo menù? Cosa mangi di solito? Minestrone con le verdure del mio orto, patate, fagioli, piselli, carote, tutto quel che c'è. E tutti i giorni minestrone? Tutti i giorni minestrone, meno che la domenica. La domenica la faccio la pasta asciutta. Ah, okay. Con le vongole. Davvero? Ah, quelle non sono le tue, le vongole. No, quelle sono dal mare. Allora ci allungo un po' d'acqua. Mentre Carlo riscalda il suo minestrone, mi chiedo cosa lo spinga a continuare un lavoro così pesante e soprattutto cosa sarà della ferriera dopo di lui. Gli faremo queste domande con la pancia piena. La questione della luce dentro l'edificio è molto particolare perché in questa stagione la luce del sole arriva direttamente dentro l'edificio attraverso le finestre soltanto per un'ora al giorno. La restante parte del giorno, come adesso, la zona resta in ombra. È la tua lavastoviglie questa. Quanto spendi per la luce? Nulla. Nulla? Dopo pranzo, Carlo si riposa 10 minuti nell'angolo più caldo della ferriera, prima di riprendere il lavoro. E parlando di lavoro, ne approfitto in questo ultimo video dell'anno per ringraziare Fisco Zen per aver sostenuto il nostro lavoro in questo 2023. Fisco Zen è un servizio online per la gestione della partita IVA, utile per lavoratori autonomi come noi o per chi vuole lanciare un nuovo progetto. Verrai affiancato da un commercialista dedicato o specializzato nella tua professione, a disposizione tramite chat, email e telefono per aiutarti dall'apertura alla gestione della partita IVA. Avrai inoltre a disposizione una dashboard da cui potrai emettere le fatture facilmente e in ogni momento si può avere una previsione in tempo reale delle tasse e dei contributi da pagare. L'apertura della partita IVA è inclusa e la dichiarazione dei redditi è guidata. È sufficiente infatti inserire i documenti necessari precompilati e il gioco è fatto. Cliccando sul link qui sotto in descrizione otterrete una prima consulenza gratuita con un esperto utile sia che abbiate già una partita IVA o che invece vogliate aprirne una, più 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Quando torniamo da Carlo dopo la pausa, ha ovviamente già ripreso a lavorare. Tutti i tempi vengano a chi aspettarli può. E cosa vuol dire? Vuol dire che gli anni passano e ti adegui all'ambiente, no? Alle forze. Tutto finisce. Sì. Però quando c'è va sfruttata. Io a braccio di ferro li tiravo tutti. Anche quelli. Non avevo dubbi. Ci spiega che per tutta la vita ha tenuto ritmi di lavoro molto superiori a quelli attuali. Che orari facevi una volta? E qui ci stavo fino a... anche delle volte andavo a casa anche alle 9. E dopo cenavo e poi andavo in ufficio. In ufficio? Sì. L'officina che c'ho a casa, lasciamo l'ufficio, perché se andavo in officina di notte non va bene, no? E andavo in ufficio fino a che ora? Tocco le 2. Continuavi a lavorare nell'officina, sì, sì, a casa fino alle 2? Facevo cancelli, facevo ringhiere, facevo... E la mattina che ora venivi qua? La mattina alle 7 ero qui. E non era troppo? No, sono sempre vivo, vuol dire che... Se no ero morto prima.
La mia vita è consumata tutta qui. Per me questo mestiere qui è tutto. Mi ha dato tante soddisfazioni, ci ho allevato la famiglia, ho tre figlioli io. Perché mi piace accontentare una persona che vuole un oggetto che non lo trova. Io riesco a farglielo e funziona. Quella è la mia soddisfazione, e si ricorda di me. Perché i miei oggetti non durano tre giorni. Quanto durano? Possono durare anche la vita, anche di più. A quel punto mi rendo conto che Carlo non ci sta più parlando come fabbro, ma si sta rivolgendo a noi come un nonno acquisito. Tu hai avuto pazienza nella tua vita lavorando qui? Ho avuto costanza. Costanza. Mi sono mai arreso. Ci racconta aneddoti dei momenti felici, ma soprattutto ci parla dei momenti difficili. È uno in particolare ad averlo messo in seria difficoltà. Ho avuto una mogliettina io che è morta dopo 40 anni di 42 anni di matrimonio, era sempre innamorata, matta. E lì era uguale. Purtroppo la vita è così, non si può scegliere. Sono fatte 42 anni, litigare spesso, ma 42 anni belli. Però. Tutto imprevedibile. Io avevo mia moglie là che segava con la falce. Io avevo la falciatrice, andai per il là. Torno qua, era lì che cantava, la trovo morta. Era fu dura. È stata brutta, ho reagito, ce l'ho fatta, ma... Io tornai a lavorare subito qui, dopo qualche giorno ero qui a lavorare, perché mi distraevo, no? Sono cose che devi essere forte per reagire, se sei fragile crolli. E la vita è così, Io credo in Dio, vado alla messa tutte le domeniche. Nella vita è più quello che triboli che quello che godi. Sì. Stai tranquillo, approfitta quando stai bene e quando c'hai qualcuno che ti vuol bene. Perché io ne so qualcosa. In quel momento il lavoro e la famiglia lo hanno aiutato ad andare avanti, i tre figli e i nipoti. Ho 24 anni, appena ho finito la scuola sono stato qui a lavorare quotidianamente con lui per 3 anni. Continuo a venire ad aiutarlo nel tempo libero, anche perché per me appunto è un divertimento venire qui e fare questi lavori. Farlo diventare in futuro un lavoro vero e proprio è dura. Il problema più grosso è che questo è un lavoro abbastanza pericoloso. Mettere in sicurezza questi macchinari è complicato, se non impossibile, per come sono concepiti. C'è una lezione o l'aspetto più bello che hai imparato da tuo nonno lavorando con lui questi anni? Sicuramente il fatto che lui abbia una certa età, 85 anni, e continua a vivere la sua vita col pensiero che domani lui deve venire qua. E quindi quello comunque sia ti dà motivazione nel fare le cose, nel non mollare mai. Ha avuto mille difficoltà e continua ad averle, ma non molla. Se smetto sono finito, se io mi abbandono sto un po' poltrona, non sono più buono a niente, così qualcosa valgo ancora.
poco, perché riesco a fare sempre meno, però. La speranza va abbandonata, se ti perdi la speranza perdi tutto. E se tu avessi i poteri magici per decidere il futuro di questa ferriera? Alla funziona fino a che non finisce il mondo. Il mondo non finisce mica. Noi si finisce. Il mondo resta a chi l'ha fatto. Ricordatelo, eh. Non te lo puoi portare dietro, neanche un pezzetto. E questo era il nostro viaggio nel tempo nella ferriera Galgani. Hai le mani da donna, fratello. Davvero? Rispetto alle tue, le mie sono proprio... Per noi è stato un privilegio conoscere Carlo e poter usare il piccolo potere che ha a chi racconta una storia, fissandola nel tempo. Grazie a Carlo per averci accolto e grazie a voi per aver viaggiato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo video.